News Cosenza 24. L'informazione della tua provincia. A cura della redazione di Italia Stampa. Ben ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale. Ieri a Milano è stato premiato un vino della provincia di Cosenza con i quattro tralci della Guida Vite 2018 dell'Associazione Italiana Sommelier. Il vino in questione è il Telesio delle Cantine Spadafora, che ha raggiunto, secondo i sommelier, il maggior punteggio. Questo è un orgoglio per tutti, un altro segnale importante che l'enologia calabrese e soprattutto quello della provincia di Cosenza sta crescendo nel panorama nazionale. Domenica 29 ottobre alle 17 al Teatro dell'Acquario si terrà il coordinamento del Comitato Cittadino di Cosenza. Singole persone, realtà sociali, comitati civici, di lotte di quartiere lanciano dunque una grande assemblea pubblica con lo scopo di costruire un forum di discussione permanente aperto a tutti sull'attualità e sul futuro dell'area urbana per far emergere come quelle che sempre per i cittadini sono le vere priorità. La Polizia di Stato di Cosenza continua in città e nell'intero territorio provinciale i servizi di contrasto su strada al fenomeno della guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di stupefacenti. Nella notte di sabato, tre pattuglie della sezione Polizia Municipale con il supporto di un medico e altro personale dell'ufficio sanitario della Questura hanno effettuato nelle principali zone di aggregazione ad elevata densità di locali notturni di Cosenza mirati controlli volti a prevenire e contrastare i pericoli scaturenti dalla guida di chi ha precedentemente assunto alcol o droga. Okay.